Ecco, noi abbiamo voluto titolarlo così, questo piccolo approfondimento, Petrolio, quali rischi dopo la decisione OPEC, dove la parola rischio, insomma, non necessariamente deve essere confermata, me lo dirai tu, ma insomma, la decisione dell'aumento graduale di greggio da parte dell'OPEC è stata una buona mossa, abbiamo visto i prezzi del petrolio in calo, adesso invece in realtà il petrolio sta avendo nuovo impulso per queste previsioni di crescita globale, no? Che stiamo respirando finalmente. E che sono arrivate dal Fondo Monetario Internazionale. Quindi, quali sono le tue previsioni? C'è chi sostiene che le nubi all'orizzonte non si sarebbero ancora dissolte proprio per il petrolio, però, insomma, partiamo da qui. Sì, proprio partiamo da quest'ultima affermazione, nel senso che le nubi non si sono dissolte nel petrolio, nel senso che non, si fanno delle stime naturalmente, il tutto ruota, intorno anche al programma, vaccinale e come reagirà insomma l'evoluzione della pandemia naturalmente. È chiaro che un aumento delle vaccinazioni potrebbe portare ad diciamo, ad una ripresa della socialità, quindi a una ripresa dei consumi, anche dei viaggi, insomma, perché soprattutto per quanto riguarda il petrolio, una delle fonti principali della domanda è determinata dai viaggi aerei che abbiamo visto anche le compagnie aeree in gravi difficoltà, oltre che tantissimi altri settori, non dimentichiamolo mai. Le compagnie aeree sono l'utilizzo proprio del jet fuel per i viaggi aerei è una delle principali domande del settore della domanda del petrolio. Le nubi non si sono dissolte all'orizzonte perché lo stesso principe arabo dell'Arabia Saudita ha detto: attenzione, progrediamo però con grande cautela perché niente è scontato, a differenza magari di qualche altro suo collega che diciamo, morde il freno in qualche modo per voler riaprire i rubinetti della produzione. In questo caso c'è stata diciamo, una limitazione alla riapertura insomma, dei rubinetti del petrolio. E un caso a parte lo fa il Kazakistan e la Russia perché ci sono delle altre problematiche, nel caso specifico proprio temperature molto basse in Russia, hanno richiesto una domanda di petrolio superiore alle previsioni, eccetera, eccetera. Dall'altra parte invece c'è una questione, un nodo estremamente importante, il petrolio, dell'Iran, che, Ah sì. in qualche modo, dovrebbe, adesso con dovrebbero rivedere gli accordi sul nucleare e quindi se dovessero. Se gli Stati americani, se l'America dovesse, gli Stati Uniti dovessero togliere in qualche modo le sanzioni contro l'Iran, ecco che arriverebbe nel mercato una marea di petrolio, insomma, quasi 2 milioni di barili di petrolio al giorno, e questo naturalmente danneggerebbe la fragile ripresa del petrolio. Un altro punto ancora è l'arrabbiatura che si è presa l'India contro gli stati arabi appunto per l'implemento della produzione e quindi ci sono diciamo che c'è una questione geopolitica estremamente delicata per quanto riguarda il petrolio e quindi ecco, parlare di una forte ripresa nel settore del petrolio al momento secondo me sarebbe un po' È un po' prematuro. prematuro. Ecco, visto che hai citato l'India, io ci metto anche, Carlo, dimmi se sei d'accordo, e bisogna anche considerare i casi di Covid, visto che tutto ruota intorno a questo, in Cina e in India. Ricordiamo che lo stato di Mumbai ha imposto lo smart working per tutto il mese di aprile, siccome lo hai detto tu, no? Bisognerà vedere quanto si riprenderà, quanto le restrizioni continueranno a essere protagoniste, perché da qui si determinerà anche la ripresa dei consumi. Insomma, questo è fondamentale. Parliamo di due colossi. Insomma, che cioè, si parla, si pensa a un possibile tracollo nella domanda, no? Di due colossi comunque. Sicuramente sì, perché India e Cina, tra le altre cose, sono i due principali acquirenti mondiali. L'India compra e vorrebbe addirittura a seguito appunto di questa un po' di questa diatriba con l'Arabia Saudita, vorrebbe comprare di meno. Però ecco, diciamo che è uno tra i principali acquirenti del petrolio arabo insieme con la Cina che hanno fatto incetta. Dall'altra parte l'Arabia Saudita dice utilizza il petrolio che hai comprato in questi anni, in questi mesi, l'anno scorso,
come avevamo detto un po' la scorsa settimana, che hanno diciamo, incamerato il petrolio a prezzi bassi, naturalmente oggi iniziano ad utilizzarlo. Però ecco, il fattore proprio, ad esempio anche in Brasile, sembrerebbe voler essere accusato di crimini contro l'umanità per la cattiva gestione dei casi del Covid. Quindi ecco, questi tre colossi, India, Cina, Brasile e altri, insomma, dove ci sono purtroppo numeri molto elevati per quanto riguarda la pandemia, questo implica una chiusura, come dicevamo prima, dei consumi, una chiusura della socialità. Lo stiamo vivendo, l'abbiamo vissuto anche noi, lo stiamo vivendo a tutt'oggi. Quindi una diminuzione dei consumi e soprattutto da parte di questi due colossi, quindi India e Cina, naturalmente, che sono i due principali Certo. acquirenti al mondo. Questo impatta molto sui prezzi, soprattutto sui prezzi futuri. Assolutamente sì. Ecco, giusto qualche dettaglio. L'India ha aggiunto più di 100.000 infezioni nelle ultime 24 ore. Questo è un aumento record. Come detto, quindi sono state imposte misure restrittive veramente pesanti. Lo smart working, insomma, per il mese di aprile, anche la chiusura dei centri commerciali e ristoranti per tutto questo mese. E la Cina, anche dal canto suo, ha registrato il massimo incremento di casi Covid dalla fine di gennaio. Vedremo, insomma, questi, ecco, con un sorriso dico che forse la notizia dell'OPEC, Carlo, quella che abbiamo messo in sovrimpressione, tutto sommato rispetto alle altre notizie che abbiamo messo sul tavolo che possono andare a incidere sui prezzi del petrolio, rimane quella cioè meno preoccupante, perché stavo dicendo più marginale, in realtà nulla è marginale, però meno Meno preoccupante forse tra tutte. preoccupanti, giustamente parole giuste, insomma, queste meno preoccupanti, nel senso che a malincuore dobbiamo sempre ricordare che tutto in questo momento continua e continuerà al momento a ruotare intorno a questi numeri, insomma, che finché non sono in diminuzione non ci sarà quella ripresa dei consumi in qualche modo. Qui si potrebbe aprire magari anche un discorso sull'economia, sulla green economy, però questo è un altro discorso. Sui consumi appunto di energia, di petrolio utilizzati proprio per gli spostamenti, per i viaggi, per i viaggi di lavoro, i viaggi d'affari. Si parla anche molto di cambi proprio nella definizione dei viaggi d'affari. Non ci saranno probabilmente più tutti gli spostamenti che c'erano prima, e quindi questo sì, siamo arrivati in area 70 dollari per quanto riguarda il petrolio, però ecco, eventualmente una crescita 70-80 dollari potrebbe essere, diciamo, un prezzo abbastanza limite per quanto riguarda momentaneamente il petrolio. Dopo, naturalmente, seguendo quello che sarà lo sviluppo del mercato. Tuttavia, finché ci sono questi, purtroppo ci sono questi numeri qua, non diciamo che la Certo. domanda rimane molto, molto sottomessa.